Buonasera, ben arrivati ad un nuovo appuntamento con Punti di Vista. Questa sera devo dire che sono molto emozionato perché ho con me una persona molto importante, Gianluca Amadori, il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui presente con noi questa sera, ci diamo del tu perché ci conosciamo anche in varie altre occasioni. Allora, volevo iniziare subito con te questo nostro appuntamento, questa nostra intervista, chiamiamola così, con te. Tu sei il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, ma qual è la funzione di un ordine professionale? Vabbè, l'ordine professionale, io parlo del mio, ma in grosso modo gli ordini professionali funzionano tutti nello stesso modo, anche se ognuno ha una legge istitutiva che lo regola. È l'organismo di autogoverno di una professione e di conseguenza si occupa delle cose burocratiche, cancellazioni, iscrizioni, tenuta dell'albo, eccetera, eccetera. Ha la parte, come dire, di tenuta della disciplina, anche se da qualche anno è stata separata la funzione disciplinare da quella amministrativa, per cui esiste un collegio che si occupa specificatamente di valutare il comportamento deontologico degli iscritti e nel caso di sanzionarli se vi sono violazioni. Io devo dire che soprattutto l'ordine dei giornalisti è sempre stato molto attaccato, c'è stato anche un referendum per l'abolizione che non ha avuto successo. Io, e non solo perché da parecchi anni lavoro per un ordine, ritengo che sia uno strumento straordinario per difendere l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti che altrimenti dovrebbero rispondere al proprio editore, al proprio direttore. Invece, grazie a questa legge che è un po' vecchia e meriterebbe di essere riformata, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti specifici riguardanti, che ne so, l'accesso, eccetera, che è un po' datata perché noi abbiamo la legge del lontano 63, ma i principi ispiratori di questa legge, che proprio basano la professione sull'indipendenza, sull'autonomia del giornalista, gli impongono lealtà, buona fede, eccetera, io credo che sia un baluardo di difesa della nostra professione. Oggi un giornalista deve rispondere solo alla sua deontologia e alla legge professionale, non deve rispondere a nessun altro. E credo che questo sia un valore da difendere strenuamente in una fase nella quale la professione è sempre più difficile e gli attacchi alla professione sono tantissimi. E poi l'ordine dei giornalisti, come tutti gli ordini, ha anche questo ruolo importante della formazione dei giornalisti. Da qualche anno, diciamo che i giornalisti sono arrivati un po' più tardi rispetto ad altre professioni. Tu fai l'avvocato, gli avvocati avevano iniziato con la formazione professionale qualche anno prima. Noi ci siamo arrivati con un po' di fatica perché i giornalisti credono sempre di sapere tutto e in qualche modo è giusto che sia anche così. E di conseguenza è stato un po' faticoso riuscire a far entrare nelle abitudini quotidiane anche quelle della formazione. Ma un po' alla volta ci siamo riusciti, con uno sforzo da parte di tutti, perché il lavoro, ahimè, porta via un sacco di tempo e riuscire anche a trovare i ritagli di tempo per fare corsi di formazione, per aggiornarsi, non è stato facile, però credo che sia un grande valore perché in qualche modo oggi riuscire a raccontare quello che ci circonda di una realtà sempre, sempre, sempre più complessa, sempre più difficile, bisogna avere gli strumenti, la preparazione, aggiornarsi in maniera continua, studiare. Solo così credo che sia possibile fare questa professione in maniera positiva, con dei risultati buoni, insomma. Sì, ecco, prima ci hai accennato a questa idea che era circolata alcuni anni fa e a volte si ripercorre ancora, e cioè quella dell'abolizione degli ordini professionali, perché si ritiene che gli ordini professionali possano essere in qualche maniera degli organismi o in qualche maniera di casta che proteggono i professionisti o addirittura limitino poi la libertà del professionista. Tu che cosa ne pensi su questo e soprattutto su queste proposte che ci furono e ci sono ogni tanto dell'abolizione? Allora, premesso che anche nei paesi nei quali non esiste l'ordine esistono altri tipi di organizzazioni, di associazioni, insomma, per cui come dire, si chiamano in maniera diversa, ma in qualche modo
sono organismi che svolgono funzioni simili quantomeno, sia dal punto di vista, come dire, amministrativo, nel senso che poi raccolgono una serie di iscritti all'interno dell'associazione, sia dal punto di vista del rispetto dell'etica professionale, eccetera. Per cui io credo assolutamente che siano degli organismi da difendere e che le critiche mosse, come dire, se sono mosse per farlo migliorare e per fare in modo che funzioni meglio, questo non ci piove. Tutto si può migliorare e tutti gli organismi in qualche modo possono tendere a diventare autoreferenziali, e quello è, come dire, la battaglia che quotidianamente si fa. Cioè l'ordine dei giornalisti, come gli altri ordini, non sono degli organismi che devono tutelare e difendere a spada tratta sempre e comunque i giornalisti. E sono degli organismi che sono a tutela del buon funzionamento della professione e di conseguenza anche a tutela del cittadino. Così è l'ordine degli avvocati, ad esempio, al quale il cittadino si può rivolgere se un avvocato si comporta in maniera scorretta nei confronti del proprio assistito, del proprio cliente. L'ordine dei giornalisti è uguale. Devo dire che nel corso degli anni è cresciuta anche molto la parte disciplinare, deontologica, di sanzioni o di intervento per sanzionare comportamenti non corretti. Io ho iniziato a frequentare l'ordine dei giornalisti almeno una ventina d'anni fa, prima come consigliere, cioè poi come segretario, eccetera. E 20 anni fa i procedimenti disciplinari che venivano aperti nei confronti dei giornalisti li contavi sulle dita di una mano nel corso di un anno. Adesso in un anno l'Ordine dei giornalisti del Veneto apre tra i 150 e i 200 fascicoli disciplinari nei confronti dei colleghi. Molte sono segnalazioni che non hanno fondamento, vengono archiviate, altre. Ecco, infatti questo volevo chiederti, fare uno sguardo un po' della realtà veneta. Com'è la realtà veneta? Cosa significa guidare l'ordine dei giornalisti del Veneto e com'è la situazione veneta? Come ci comportiamo? Perché io, è vero, sono avvocato, però sono iscritto ad entrambi gli ordini, sia quello degli avvocati sia quello dei giornalisti, quindi posso dire come ci comportiamo noi giornalisti anche tendenzialmente. Allora, l'ordine Veneto è un ordine medio grande. Ovviamente in Italia gli ordini principali sono quelli di Lombardia, Lazio, che hanno 25.000 iscritti. L'ordine del Veneto è di poco inferiore ai 5.000. Come ben sai, magari i telespettatori un po' meno, è diviso in due elenchi: i professionisti, che sono quelli che svolgono in via prevalente la professione, e i pubblicisti, che la legge prevede possano iscriversi collaborando in maniera retribuita con una testata giornalistica per almeno un biennio, dimostrando di averlo fatto, possono ottenere l'iscrizione. E per cui noi abbiamo un migliaio di professionisti e rimanente circa 3.000 sono i pubblicisti, poco meno. L'ordine come funziona? Funziona che appunto si occupa principalmente di quello che dicevamo prima: formazione, tenuta albo e disciplinari. Sui disciplinari ti ho citato prima qualche dato, ci sono state anche sanzioni pesanti nei confronti di alcuni colleghi. Per esempio c'è l'attenzione, noi abbiamo un testo unico della deontologia dei doveri del giornalista che sanciscono tutta una serie di comportamenti che partono dalla legge professionale, da questo dovere di lealtà e buona fede che il giornalista ha e che va coniugato negli vari aspetti, partendo dall'applicazione del codice della privacy, per cui alcune cautele che vanno riservate ad esempio ai minori, alle vittime di reati a sfondo sessuale, che vanno ovviamente protetti e non esposti al pubblico. Abbiamo tutta la parte che riguarda la commistione pubblicità e informazione, perché al giornalista viene fatto ovviamente divieto di occuparsi di pubblicità, di prestare il volto a iniziative pubblicitarie, perché questo potrebbe, come dire, inficiare la sua immagine, la sua figura, perché potrebbe far credere che lui sia al soldo di qualcuno e che la sua attività non sia indipendente. Ecco, la tua professione, la tua carriera giornalistica, com'è iniziata? Ma guarda, io ho lavorato sempre al Gazzettino, ho iniziato i miei primi passi al Gazzettino facendo il cronista
di sportivo, andavo in giro per seguire le cronache delle partitelle di seconda categoria, di prima categoria, e poi sono passato in cronaca, ho collaborato per un po' di anni. E poi Giorgio Lago, il direttore storico del Gazzettino, ha ritenuto di assumermi e da lì ho iniziato. Ecco, che Di ricordo hai di Giorgio. Giorgio Lago, noto direttore per molti anni del Gazzettino? Ma Giorgio Lago è stato il direttore che è coinciso con un rilancio favoloso, una fase straordinaria del Gazzettino, personaggio di grandissima capacità che aveva fatto una carriera straordinaria prima come giornalista sportivo e poi è riuscito a dimostrare che non era solo un giornalista sportivo, o meglio, che aveva delle qualità straordinarie e è riuscito a portare veramente il giornale a livelli mai più toccati. È stata una fase molto molto bella, molto, molto interessante anche professionalmente per, come dire, la libertà di una fase, tra l'altro anche, come dire, politica molto interessante perché era la fase del Veneto dei sindaci, di una certa fervore di rinnovamento anche di tutta la classe imprenditoriale e politica della regione, insomma. Di Ecco, cui all'epoca Lago riuscì a rendersi portavoce, a trasformare il giornale in una grande platea, in un altoparlante di tutte le voci della società. Insomma, è riuscito a rendere il giornale veramente patrimonio di tutto il Veneto e delle varie forze. Che il Veneto volevano rinnovare, che stavano lavorando per rinnovare in quegli anni. Io ne ho un bellissimo ricordo. ecco, tu prima ci hai parlato appunto che dalla cronaca sportiva sei approdato poi alla cronaca invece di redazione, diciamo, quindi la cronaca nera, la cronaca bianca, i fatti del giorno. Che cosa significa raccontare un fatto? Essere il giornalista che è presente mentre un fatto sta succedendo e non il giornalista che magari esprime la sua opinione, l'opinionista, quello che commenta i fatti, ma quello che va proprio sul campo a testimoniare quello che sta succedendo e a farsi testimone di quello che sta accadendo. Guarda, io credo che da un lato bisogna partire dalla curiosità, dalla voglia di mettersi in gioco, di non avere problemi a rapportarsi con la gente, perché in fondo questo lavoro è un lavoro che si fa con la gente e per la gente, insomma. Chi si avvicina alla professione di giornalista perché vede i grandi personaggi e pensa che fare giornalista è diventare famoso, ecco, credo che sia uno dei grandi errori che si possono fare. Insomma, giornalista si fa, una volta si diceva consumando le scarpe, oggi un po' di meno e soprattutto in questa fase si sta un po' più chiusi in casa e si lavora più con gli strumenti tecnologici, però anche, come dire, anche con gli strumenti tecnologici si può fare del buon giornalismo perché, come dire, cercare le notizie, riuscire a verificarle, tenere i rapporti con le fonti che sono importantissime, con tutte le difficoltà connesse, perché la fonte nel momento in cui diventa tua fonte e tu cerchi di mantenertela buona perché ti dia altre notizie, come dire, il rischio è quello poi di diventare dipendente in qualche modo e di farti tramite di non meglio precisati interessi di questa fonte, per cui è sempre un lavoro di grande equilibrio, in cui devi sempre riuscire a tenere un equilibrio tra chi ti racconta le notizie e perché te le racconta e cercare di sentire più fonti possibili per avere un quadro più completo e più esaustivo, cercare di dare la voce a tutti e quando non riesci, dargli la possibilità di replicare i giorni seguenti. Insomma, è una professione che in apparenza sembra facile, ma che in realtà non lo è. E credo che oggi sia ancora più utile, se possibile, del passato, perché oggi che tutti hanno l'illusione che con i social si possa fare a meno di una figura professionale, di una mediazione giornalistica, poiché tutti possono raccontare direttamente quello che vogliono. Ecco, io credo che oggi invece il giornalismo abbia, dicevo prima, se possibile, una funzione, un ruolo ancora più importante, perché, come dire, serve qualcuno che vada anche a scavare dietro, che riesca a smascherare le versioni false o di propaganda, che riesca a fare lavori di ricerca, eccetera, eccetera. E
cosa che la comunicazione diretta non ha. Ciascuno comunica direttamente, ma ciò che comunica direttamente è sicuramente interessato a è propagandistico, è promozionale, eccetera. Va benissimo, ma credo che oggi il giornalismo, i giornalisti dovrebbero, come dire, riuscire ad elevare ancora di più il livello e a lavorare ancora di più sugli approfondimenti e le inchieste, eccetera. Perché Ecco, ci hai appunto parlato quello. prima dell'indipendenza, no, del giornalista, indipendenza dalla pubblicità, ma spesso e volentieri si parla anche di indipendenza dalla politica. Ci sono delle forme di contaminazione in qualche maniera tra giornalismo e politica e come bisogna stare attenti perché questo non avvenga? Addirittura a volte si sente, e questa è una cosa penso che sia abbastanza risaputa, che ci sono dei giornali che sono spostati più a destra, altri spostati più a sinistra. A volte si dice addirittura in certe testate o in te certe televisioni non si entra se non con raccomandazione, magari una raccomandazione politica. Ecco, qual è il rapporto tra giornalismo e politica? Intanto io partirei da questo, c'è chi crede che esista l'obiettività, è un concetto che è talmente vago e complesso, io credo che a un giornalista vada richiesta l'onestà intellettuale, la trasparenza principalmente, perché io posso anche fare un tipo di giornalismo schierato e dire da che parte sto e fare delle battaglie. In quella direzione, l'importante è che lo faccia apertamente, che renda palese la mia posizione, e in questo modo faccio capire e do la possibilità a chi mi ascolta, a chi mi legge, di valutare quello che faccio, quello che scrivo, le notizie che do e di dare una valutazione a 360 gradi. Questo io credo che sia la cosa che si può chiedere a un giornalista. Perché appunto esistono i giornali di partito ed è giusto che ci siano, esistono i giornali che hanno una linea politica intesa come politica editoriale, che sono più vicini a un modo di pensare, di vedere le cose di destra e alcuni di sinistra ed è giusto che ci siano, ci sono sempre stati e sempre ci saranno. L'importante io credo appunto che ci sia quella che è la lealtà e buona fede da parte di chi lavora, scrive. E la trasparenza, cioè il palesare da che parte stai. Sulle raccomandazioni, io non ho mai lavorato in Rai e come dire, l'ambiente Rai e l'ambiente della televisione pubblica lo conosco come dall'esterno e sicuramente la politica ha avuto un peso e probabilmente su alcune nomine, soprattutto quelle di vertice, probabilmente ne ha ancora. E dopodiché generalizzare non credo abbia senso perché, per esempio, in Rai oggi si entra solo attraverso un concorso e i concorsi danno la possibilità a chiunque di partecipare e a chiunque di entrare senza avere padrini di nessun tipo. E io conosco moltissimi giornalisti che lavorano nella TV privata e come nella TV pubblica che sono professionisti straordinari e che non hanno sicuramente nel loro lavoro, non si fanno dettare linee da nessuno, insomma. Dopodiché ciascuno ha magari le sue simpatie, i suoi convincimenti, ma quello credo sia impossibile da pretendere cioè un giornalista non è un monade che vive in un pianeta diverso, è un cittadino come tutti gli altri che ha le sue opinioni. Le cose che insegnano le scuole di giornalismo cioè tu puoi mandare 10 persone diverse a seguire lo stesso evento, ma se fosse anche una partita di calcio. E fai scrivere a 10 persone diverse la stessa cronaca e leggi 10 cronache diverse perché ciascuno coglie un aspetto e questo a prescindere, questo non significa che ha preso i soldi dall'allenatore della squadra di calcio, semplicemente a uno piacciono di più i colpi di testa e a quell'altro gli piacciono di più le rovesciate e allora il suo pezzo lo aprirà con un gesto atletico invece che con un altro, no? E questo avviene quotidianamente in tutte le cronache, no? Sì, ecco, tu come si racconta allora una notizia? Tu ci hai appena adesso parlato, quando si mandano più giornalisti a vedere lo stesso fatto, può essere benissimo che ci siano delle versioni diverse. Come si racconta la notizia? Tu su questo sei un maestro perché segui la cronaca giudiziaria per il Gazzettino.
Come si raccontano le notizie, ma soprattutto come arrivano le notizie, soprattutto di questo tipo di tipologia di ambito? Probabilmente ogni tanto che non sono un maestro, sono un semplice cronista. L'unica cosa che con gli anni, al di là che si invecchia, si acquisisce esperienza, sensibilità, io credo che il nostro lavoro debba avere una grandissima attenzione, visto che si occupa di gente, di persone, nel bene e nel male, di sacri, di cose belle e brutte, ma riguardano sempre le persone. Io credo che una delle qualità che il giornalista deve avere è quella di in qualche modo rispettare la dignità delle persone, anche quando scrive le cose peggiori. Uno che si occupa di cronaca nera, di giudiziario, ovviamente ha spesso a che vedere con la parte più brutta, deteriore della società, e credo che un po' alla volta, con l'esperienza e con gli anni di professione, si matura questa sensibilità, questa attenzione maggiore che magari all'inizio un po' non tutti hanno, e si acquisisce un po' col tempo, insomma. E come nascono le notizie? Le notizie nascono in tanti modi, nel senso che esistono nelle redazioni esistono i giri, denominati giri per nei vari settori, insomma, perché c'è il giro di nera in cui si sentono tutte le fonti accreditate dalla polizia, i carabinieri, la questura. Oggi ci sono sempre più uffici stampa che forniscono notizie, comunicati dai quali si prende spunto uffici stampa sia pubblici che privati, per cui anche aziende private che promuovono, che fanno sapere iniziative. Esistono gli incidenti, esistono i processi, insomma. Ogni giornalista ha un settore normalmente che si segue, e tutta una scaletta di persone da sentire, se non quotidianamente quasi, per riuscire a capire se in quella giornata è successo qualcosa o non è successo qualcosa. Dopodiché, un tempo arrivavano le lettere in redazione che ti segnalavano le cose, oggi le lettere non arrivano più e una parte delle notizie arriva sicuramente consultando, usatemi questo termine, consentitemi questo termine, non proprio precisissimo, consultando i social. E dai social molte fonti arrivano, insomma. Molti spunti, dopodiché questo è uno spunto, nel senso che poi il giornalista ci deve lavorare, deve fare le verifiche, deve sentire se la notizia è vera, perché non tutto quello che gira sui social o non tutto quello che viene raccontato a un giornale, che insomma mandando una mail, è vero, insomma. Ecco, ti chiedo anche questo. C'è un modo di fare giornalismo che è magari il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo di chi va alla ricerca della notizia, di chi cerca di approfondirla, eccetera. Ma a volte vedo anche, magari in qualche trasmissione radiofonica, dei giornalisti che usano dei linguaggi a volte poco belli, linguaggi anche volgari, dei linguaggi a volte che parlano di temi che veramente sono molto, molto particolari. Ecco, nei confronti di queste tipologie di giornalisti, perché continuano? Perché l'ordine disciplinare a volte non prende degli interventi, non fa degli interventi, non prende dei provvedimenti? Allora, il tema è molto interessante, ma come dire, anche molto difficile, nel senso che noi stiamo parlando qua di un diritto fondamentale stabilito e sancito dalla Costituzione, che è quello della libertà di espressione, che è, come dire, in qualche modo limitabile soltanto se ricorrono delle condizioni particolari, se vanno in collisione con altri diritti parimenti importanti e parimenti costituzionali. Per cui io sono dell'idea che il diritto di ciascuno di esprimere il proprio pensiero, anche se questo pensiero a me non piace e non lo condivido, e allora lo contrasterò in qualche modo, credo che si debba essere garantito al massimo e difeso anche al massimo. Noi che abbiamo la possibilità ancora di difenderlo, ci sono paesi nei quali questa libertà non c'è, i giornalisti vengono messi in carcere solo perché hanno scritto articoli che non fanno comodo al governo di turno. Detto questo, la tendenza in atto negli ultimi anni è quella di un'informazione sempre più aggressiva da un lato e sempre più vicina allo spettacolo, che è una cosa che a me sinceramente non piace, non appassiona. Quello che gli americani almeno 10-15 anni fa avevano sperimentato per primi, che è iniziato, diciamo, con le televisioni private,
e con un'informazione, come dire, denominata infotainment, che era appunto un mix tra informazione e intrattenimento. E anche lì è questione di equilibrio, perché sicuramente le parole vanno usate con attenzione, perché le parole poi fanno male e magari scatenano reazioni non volute. E devo dire che in alcuni casi noi siamo intervenuti, soprattutto quando le parole sono pesanti e istigano, che ne so, all'odio razziale piuttosto che alla discriminazione di genere, ecco. E allora, come dire, è giusto intervenire, ed è giusto cercare di fare in modo che ci sia una maggiore correttezza, una maggiore continenza e pacatezza nei toni. Devo dire anche che, e questo un po' a difesa dei giornalisti, io non sono abituato a difendere il giornalista a spada tratta, eh? Questo lo dico perché in tutti i miei interventi cerco sempre di affrontare i problemi e di parlarne apertamente. Devo anche dire che però i giornalisti vivono in un mondo nel quale a personaggi di primo di spicco, dal governo in giù, urlano di tutto, offendono di tutto, usano termini pazzeschi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora è possibile chiedere soltanto ai giornalisti di essere bravi, buoni e di scrivere sempre le belle parole quando attorno, cito la politica, ma non solo, succede di tutto? Ecco, io credo che noi sicuramente dobbiamo fare uno sforzo in questa direzione. Devo dire anche che siccome l'informazione è specchio di una società, in qualche modo ne rispecchia i pregi, ma ne rispecchia anche i difetti, e di conseguenza, come dire, questa informazione è figlia di un'epoca nella quale, per convenienza politica, molti urlano, offendono e fanno strame di alcune regole di convivenza sociale. Ecco, Ecco, io tu credo che. ci stai parlando proprio di questo, cioè di una società e di un giornalismo che racconta come la società si evolve, che racconta stando ai passi con la società. Qui siamo in Veneto e per molti anni, ad esempio, il Veneto ha subito una grande forma, se così vogliamo, di ingiustizia o comunque di società, per certi aspetti deviata. Sto parlando di quella che è stata la mafia del Brenta, quello che è stato un giornalismo anche che ha raccontato questi fatti di cronaca così importanti. Tutti conosciamo Maurizio Dianese, per esempio, che è un collega del Gazzettino e ha per molti anni raccontato la mafia del Brenta e ha anche istituito ad Olu un centro di documentazione sulla mafia. Ecco, tu da giornalista e da giornalista di alti livelli, cosa significa raccontare il fenomeno mafioso e quali sono anche i rischi? Pensiamo ai giornalisti poi che sono anche stati uccisi per mano della mafia. Certo, guarda, a parte tu citi hai citato la mala del Brenta, ma negli ultimi anni, le ultime indagini di questi ultimi paio di anni hanno rivelato che il Veneto è centro e fonte, è stata colonizzata da tutta una serie di altre organizzazioni mafiose, dalla Camorra, dai Casalesi che avevano preso casa ad Eraclea nella zona del Veneto orientale, all'Ndrangheta, che ha messo radici soprattutto nella zona del Veronese, nel Padovano. Insomma, il Veneto, essendo una delle regioni più ricche, essendo una delle regioni più economicamente più avanzate, ovviamente attira investimenti e attira l'attenzione di chi vuole fare affari sporchi, vuole riciclare soldi, eccetera. Non è facile perché riuscire a raccontare queste realtà, al di là del pericolo che corrono i colleghi, anche perché sono fenomeni non facili da individuare, da identificare, tant'è che le indagini durano spesso anni e anni e anni per riuscire a venire a capo di organizzazioni complesse che operano ovviamente nell'ombra. Le attività illecite sono proprio difficili da scoprire. Devo dire che qui in Veneto, tu hai citato Dianese, ma ci sono anche altri colleghi che si sono impegnati e che si impegnano in cronache di questo tipo. Per fortuna noi in Veneto viviamo un livello professionale, credo, molto alto rispetto alla media nazionale, come qualità sia dell'informazione
sia dei giornali sia dei professionisti che ci lavorano. E per fortuna non abbiamo avuto nel corso di questi anni episodi di intimidazione, di minacce, non quantomeno così numerose come avvengono in altre regioni d'Italia, soprattutto al sud. Devo dire che anche noi abbiamo in passato avuto problemi di giornalisti che sono stati anche oggetto di attentati, però dobbiamo andare indietro fortunatamente ai tempi del terrorismo, agli anni 80. Bene, allora noi dobbiamo adesso separarci per qualche minuto di pubblicità, torneremo subito dopo, restate con noi perché parleremo di temi davvero molto importanti, parleremo dei grandi fatti che nel corso del Novecento hanno toccato l'Italia e hanno toccato anche il mondo del giornalismo. Restate con noi. Fertile Serramenti, dal 1970 produce infissi in legno, legno alluminio e tratta finestre in PVC. Offre serramenti di altissima qualità che assicurano il massimo risparmio energetico, grazie anche all'installazione affidata a posatori certificati. Possibilità di accedere alle detrazioni fiscali o allo sconto in fattura del 50%. Vieni a conoscere i prodotti Pertile Serramenti presso lo showroom in via Nualese Nord 60 a Mellaredo di Pianiga, Venezia o visita il nostro sito web www.pertileserramenti.it. Centro del piede di Daniele Vittorio, via dei Vivai 17, Saonara, Padova. Il centro del piede di Daniele Vittorio è un laboratorio ortopedico attivo dal 1976, convenzionato ASL, INAIL ed enti pubblici. Realizza su misura calzature ortopediche ed anallergiche, vasta scelta di pellami di prima qualità, progettazione di plantari personalizzati, esami posturali computerizzati, produzione propria a 360 gradi, ideale per grandi e piccini, leader nel territorio del Triveneto per il benessere dei vostri piedi. Centro del piede di Daniele Vittorio, via dei Vivai 17, Saonara, Padova. Supermercati Alì e centri Aliper. Fino al 20 febbraio, tante occasioni con il sottocosto. La qualità, la cortesia, la convenienza e i prodotti che ami sono in sottocosto nei supermercati Alì e Aliper. Alì, we love Italy. Uniti si migliora la vita. Eccoci qua, tornati in diretta insieme a Gianluca Amadori, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto. Allora, ci eravamo lasciati con la promessa di parlare di alcuni dei temi più importanti che hanno segnato la cronaca giornalistica del Novecento. Voglio subito arrivare al centro della nostra discussione, del nostro ragionamento e voglio parlare di uno dei fatti che aveva tenuto l'Italia attaccata alla televisione sul finire degli anni, all'inizio degli anni 90, il tema di Tangentopoli. Ecco, quello fu un periodo nel quale veramente il giornalista era ricercato dai media, scusate, era ricercato dalle persone, anche dai magistrati, anche dal mondo della giustizia ed era quasi, come dire, temuto di più rispetto ad un'inchiesta. I processi mediatici, i processi che si fanno in televisione e il ruolo del giornalista nel raccontare queste notizie, raccontare questi fatti, soprattutto calati in quel periodo storico. Tu che ricordo hai? Guarda, i processi mediatici sono uno dei fenomeni di questi anni. Le trasmissioni che si occupano di giudiziari ormai sono tantissime. Tu citi soprattutto l'episodio di Tangentopoli, probabilmente in cui è iniziata un po' questa attenzione per i processi. Io credo che sia da un lato un'attenzione giustificata, legittima, perché sono dei temi importantissimi e di un rilevante interesse pubblico.
Devo dire che talvolta l'attenzione è anche eccessiva, i programmi che in qualche modo tendono a spettacolarizzare, a fare in modo che gli eventi di giudiziaria siano quasi appunto una soap opera, probabilmente sono eccessivi e sarebbero un po' da rivedere e da realizzare con maggiore cautela, maggiore attenzione e, ai fatti, alle notizie, alla storia, insomma. Romanzare un po' meno e attenersi a quella che è la vicenda in senso stretto. Ecco, io questo mi sento di dire rispetto a questo tipo di fenomeno, insomma. Ecco, un altro caso che potremmo dire uno dei primi casi noto come quasi un reality a livello giornalistico, ma era un fatto veramente vero che succedeva sotto gli occhi di tutti, ma fu considerato uno dei fatti più importanti per il giornalismo nel corso del Novecento, perché per alcuni giorni i cittadini italiani rimasero incollati di fronte alla televisione cercando la cronaca di quel fatto. Sto parlando dei primi anni Ottanta, il caso di Alfredino Rampa, quel bambino caduto all'interno del pozzo e che poi purtroppo è stato estratto morto a seguito di quell'incidente. Ecco, lì i giornalisti svolsero un ruolo fondamentale, un collante per la nazione, perché veramente da Bolzano a Lampedusa tutti i cittadini italiani erano incollati di fronte alla televisione per assistere alla diretta costante di quegli eventi. Ecco, che cosa rappresentò come pagina di giornalismo per l'Italia quel periodo e quel fatto soprattutto? Ma credo che tu abbia citato un fatto veramente, quel fatto ha svoltato per quanto riguarda il giornalismo italiano. È stato il primo veramente in cui tutta la stampa, tutta la televisione era in un luogo e per giorni e giorni ha trasformato quel luogo e quella vicenda riempiendo le case degli italiani. Credo che da quel momento non si è più tornati indietro, anzi l'informazione H24 oggi è diventata una realtà sia grazie alla televisione prima, e oggi grazie alla rete, ai social, a tutte le tecnologie digitali che hanno trasformato quella che una volta era un'informazione che arrivava soltanto attraverso il giornale del mattino e i giornali pomeridiani in una cosa che non si ferma mai, in un flusso di informazioni. Questo flusso di informazioni, diciamo la notizia, ed è quello che dicevamo prima, non è più soltanto un'informazione, ma diventa anche in qualche modo uno spettacolo. Io credo che lo sforzo che noi giornalisti, ma questa è una cosa che è un tema che interessa nel profondo tutti i cittadini, bisogna fare in modo che invece lo spettacolo resti spettacolo e ciò che è informazione resti informazione, cioè che le due cose in qualche modo restino distinte. Quella vicenda che raccontavi tu di Alfredino era ancora solo e unicamente informazione che andava a scavare nella sofferenza, nella tenacia di chi stava cercando di salvare quel bambino, nella sofferenza umana dei familiari, dei genitori, ma anche di tutta la gente che attorno a questa vicenda stava vivendo dei momenti drammatici, terribili. Ecco, tra poco inizierà il processo per la strada di Bologna e restiamo sempre con i primi anni Ottanta, del 1980, è stato rinviato a giudizio appunto Paolo Bellini. Raccontare quei fatti, ancora oggi i familiari dicono noi non sappiamo chi siano i mandanti di quella strage, sappiamo chi probabilmente è stato l'esecutore materiale ma non sappiamo perché sia avvenuto, se ci siano stati dei pezzi di Stato o dei servizi segreti deviati su quella strage come in altre stragi italiane. Noi siamo in Veneto e le stragi degli anni 70-80, Piazza Fontana eccetera, hanno visto anche una partecipazione di una cellula veneta di Padova o di Vittorio Veneto, come è noto. Che cosa significa raccontare quei fatti, ma soprattutto può il giornalismo aiutarci a scavare fino in fondo per riuscire ad arrivare a trovare quella verità che ancora oggi non si riesce a trovare o queste verità che ancora non si riesce a scoprire e che magari nemmeno la magistratura riesce a trovare? Ci riesce la stampa? Può un giornalismo d'inchiesta arrivare ad un risultato del genere e come fa?
Guarda, negli ultimi 30 anni, diciamo anche 40, perché ormai che si parla delle stragi, appunto, si è partito da Piazza Fontana in poi, se ne sta scrivendo da tantissimo. Io credo che il ruolo del giornalismo, proprio su temi come questi, ha dimostrato quanto importante è. Perché alcuni risultati nelle indagini sono merito di alcuni investigatori, alcuni magistrati dal lato testardi e dall'altro molto preparati che sono riusciti a non mollare e indagare, ma credo che siano anche merito di giornalisti che, nonostante siano passati tanti anni, continuano a non dimenticare, a non voler lasciare che questi temi cadano nel vuoto. E ci sono state e ci continuano ad esserci inchieste, ed è grazie anche a inchieste giornalistiche che alcune verità sono venute a galla e alcune verità sono servite poi come spunto per inchieste giudiziarie da un lato, ma soprattutto per riuscire a tenere informata l'opinione pubblica su quello che è avvenuto, anche perché tu hai citato episodi non ancora completamente chiariti, perché finora sono emerse verità con inquietanti, cioè di rapporti tra frange estreme del terrorismo, vuoi rosso, vuoi nero, ma anche con contatti di questi terroristi con parti dello Stato che sono sempre state definite deviate, ma che tramavano e che avevano contatti con personaggi o della criminalità o del terrorismo, evidentemente per finalità contrarie a quelle del buon governo e della gestione di uno Stato come dovrebbe essere. E tutte queste storie e tutte queste vicende qui sono state fortunatamente oggetto e ripetuto di cronache e anche di molti libri che giornalisti hanno scritto sulle vicende. Pensiamo a Ustica, uno degli altri grandi misteri che ancora non hanno trovato una soluzione, nonostante le tante ipotesi e le tante mezze verità finora uscite. Sì, infatti di questo volevo anche parlarti, perché per esempio su Ustica spesso si dice non bisogna fare le dietrologie, non bisogna cercare di ipotizzare dei motivi che abbiano determinato certi fatti senza averne le prove. Per esempio con Ustica si disse la pista ufficiale era quella che diceva una bomba nella toilette dell'aereo nel D-19 dell'Itavia. C'era chi invece sosteneva che quel giorno, presso i cieli di Ustica, ci fosse una vera e propria battaglia aerea e si volesse in realtà cercare di colpire l'aereo di Gheddafi che invece svoltò da un'altra parte. Quando vennero ipotizzate queste soluzioni, tutti gridarono appunto al fatto che si tratta di comunque notizie infondate, si tratta di ipotesi non verificate e non verificabili. In realtà poi si scoprì che questa poteva proprio essere la strada giusta per ricercare la verità. Non fare dietrologie, andare a scavare nella notizia, è giusto? È sbagliato? Come ci si deve comportare? Le piste vanno battute tutte? Allora, il giornalista non fa il magistrato, non fa il medico, non fa, e di conseguenza lavora sui fatti da un lato, ma è anche giusto che lavori sulle ipotesi, è anche giusto che senta più voci e che cerchi di battere delle piste che magari non sono quelle ufficiali, perché non necessariamente le verità ufficiali sono quelle che poi sono confermate come vere, insomma. Cioè, capita anche nella gestione di cose anche meno importanti, di una strage, ma di una semplice operazione di polizia, magari conclusasi con un pestaggio di qualche protagonista fermato con troppa violenza dalla polizia, anche su quello le versioni ufficiali ovviamente negheranno che sia mai successo e ti daranno una versione, riuscire a scavare e a scoprire verità diverse, magari scomode, implica anche contrastare le verità ufficiali e fare delle ipotesi, di conseguenza fa parte del lavoro. Questo non significa inventare, ovviamente, significa cercare delle strade diverse e delle versioni che non sempre sono uniche o univoche, insomma. Ecco, e appunto cercando magari la verità, cercando di scavare all'interno della notizia,
magari può capitare che si dia fastidio a qualcuno. Beh, nel 2020 ben 50 giornalisti nel mondo hanno perso la vita nello svolgimento della loro attività. Tu hai il ricordo, ci puoi parlare di qualcuno magari conosciuto in Italia che abbia perso la vita nello svolgimento del suo lavoro? Guarda, intanto ti cito un dato, visto che citavi tu un numero del mondo, esiste un organismo che si chiama Ossigeno per l'informazione che ogni anno dà un'occhiata e cerca di raccogliere tutte le situazioni di minacce nei confronti dei giornalisti e lo scorso anno ha quantificato in oltre un centinaio i giornalisti che sono stati oggetti di minacce, di situazioni a rischio, eccetera, che non sono proprio pochissimi. A me di vittime delle mafie, ad esempio, viene in mente Giancarlo Siani, che fu ucciso per un articolo che aveva dato fastidio a qualche boss e fu lo stesso Totò Riina a ordinarne l'uccisione. Come qui in Veneto prima citavo di colleghi che nell'epoca del terrorismo furono oggetto di attacchi e ce ne fu uno in particolare che fu gambizzato a Padova. E parliamo di tanti anni fa, ma insomma per parecchi anni ebbe conseguenze di questo, insomma. E io vorrei aprire un po' di più l'obiettivo, perché credo che mentre in Italia tutto sommato siamo in una situazione abbastanza buona e il rischio per i giornalisti è un rischio medio, probabilmente rischiamo di più le querele, i risarcimenti miliardari per i quali cercano di tappare la bocca ai giornalisti, la situazione è ben peggiore in altre parti d'Europa, anche di quell'Europa diventata appunto che è entrata a far parte degli organismi europei. Pensiamo soltanto all'Ungheria, dove decine e decine e decine di giornalisti sono stati incarcerati soltanto e semplicemente per aver fatto il loro lavoro, con accuse pesantissime. Altri paesi dove i giornalisti, pensiamo alla Politkovskaya in Russia, che è stata uccisa perché scriveva della guerra in Cecenia. Insomma, devo dire che il panorama deve essere, secondo me, l'attenzione non deve essere limitata soltanto al nostro paese, ma dobbiamo essere sensibili e anche molto attenti e cercare di schierarci perché ci sia libertà di opinione e libertà di stampa in tutto il mondo, insomma. Ecco, tu ci hai parlato delle querele, appunto. Le querele vengono utilizzate anche per tappare la bocca o per intimorire i giornalisti? Assolutamente sì, è uno dei metodi ormai utilizzati di più, nel senso che peraltro in questa fase molto particolare in cui le aziende editoriali sono sempre più in difficoltà perché si legge meno, la pubblicità è sempre più scarsa e le risorse economiche per fare prodotti editoriali sono sempre minori, in una fase come questa trovarsi in una causa in cui ti chiedono milioni di euro di danni per un articolo significa mettere in difficoltà e mettere paura e di conseguenza fare in modo che non si scriva più, soprattutto quando le persone sono potenti, sono importanti, hanno possibilità di schierare grandi avvocati, di intimidire e di fare in modo che si scriva sempre di meno nei loro confronti. Assolutamente le querele. Tenete presente che in Italia ancora noi abbiamo una legge che prevede il carcere per la diffamazione, nonostante la normativa europea lo proibisca, nonostante lo Stato italiano sia stato condannato più volte in sede europea proprio per questa legge che non viene modificata. In Europa si ritiene che non possa esserci il carcere per la diffamazione perché questa è una limitazione straordinaria alla libertà del giornalista di fare il suo lavoro, insomma. Ecco, il tuo ruolo come giornalista d'inchiesta, nel senso che giornalista di cronaca giudiziaria, che cosa nel corso degli ultimi anni, qual è stato il caso più eclatante, più importante che hai seguito negli ultimi anni? Forse mi viene in mente il caso Mose, oppure qualche altro che ti è rimasto più impresso. Ma guarda, io mi sono occupato in questi 30 anni un po' di tutto quello che è passato, peraltro Venezia
essendo sede di corte d'appello, prima o poi approdano qua anche i processi più importanti di tutto il resto della regione. Per cui, guarda, uno dei casi che a me è piaciuto di più, non era sicuramente il più importante, è stato quello dei Serenissimi, ad esempio, dall'assalto al campanile e di tutto il processo che ne è seguito. È stato un processo che mi è interessato moltissimo. Io ho seguito le fasi finali delle indagini, per esempio su Gladio. Io sono arrivato a seguire la cronaca giudiziaria negli anni 90, per cui parte di quelle indagini erano già iniziate. Mi sono occupato in parte del filone, ho scritto molto del filone Veneto, delle indagini di Piazza Fontana, anche se quelle indagini le curava Milano, ma insomma aver riguardato e toccato tutto l'ambiente di Ordine Nuovo dell'estrema destra veneta, che era stata rimasta implicata in queste indagini, insomma. Tutte tematiche di grande interesse, oltre che di grande rilievo, insomma. E sono anche tematiche queste che toccano anche degli aspetti etici della società. E proprio di questo voglio parlarti. Fare giornalismo quando si parla di temi etici. Penso per esempio alla vita, penso per esempio al fine vita, penso per esempio al mondo anche dell'infanzia, dei bambini, il mondo dei minori. Cosa significa da giornalista e con quale delicatezza, con quali attenzioni vanno trattati questi temi, soprattutto quando sono vittime, ad esempio, dei minori, oppure quando si parla, della famiglia e delle problematiche legate alla famiglia? Allora, prima citavamo tutta la normativa sulla carta di Treviso che ci impone di trattare tutte le vicende che riguardano i minorenni con una cautela estrema, perché appunto i minori vanno salvaguardati, va tutelata la loro possibilità di crescita, di sviluppo, e sottoporli a un'attenzione mediatica eccessiva potrebbe essere lesivo, insomma. E poi tu hai citato un'altra cosa, che è quella di tutte le tematiche sensibili, dal fine vita alla bioetica. Sono tutti temi interessantissimi sui quali c'è stato e c'è un dibattito accesissimo a livello sociale, e questo ovviamente si riflette anche in un dibattito accesissimo sui media, con posizioni diverse, con sensibilità diverse. Io credo che sia giusto, e i mezzi di informazione devono avere uno spazio assolutamente proporzionato all'importanza di queste cose, cercando di aiutare la gente a capire, offrire loro gli strumenti per riuscire a orientarsi in questioni che sono veramente molto, molto complesse e molto difficili, e dare chiavi di lettura. Credo che uno dei compiti oggi, come in passato, del mondo dell'informazione e del giornalismo sia questo, cioè la mediazione giornalistica. Questo serve, da un lato a raccontare, dall'altro a dare spiegazione, a dare elementi, e dall'altro anche a fornire chiavi di lettura. Oggi siamo sommersi da milioni di notizie al giorno, non decine, da milioni, e alla fine quelle a cui noi possiamo prestare attenzione sono poche decine. Ecco, il giornalismo a questo deve servire, a riuscire a individuare quali sono le cose che sono di rilievo, cercare di spiegarle in maniera più semplice possibile, e cercare di dare chiavi interpretative di queste cose, insomma. Ecco, io ho a cuore un tema ed è il tema della natalità, perché sappiamo che l'Italia, sui 195 paesi del mondo, è all'ultimo posto in tema di natalità. Ecco, questo tema così importante, che è il futuro della nostra nazione, secondo te il giornalismo può essere utile per porre questo tema all'attenzione anche della politica, per cercare di affrontare questo dramma, a mio avviso, questa perdita dei nostri figli e del nostro Certo, futuro? che tra l'altro è un tema, come dire, che ha riflessi su tutto, perché pensiamo a, come dire, l'età media della popolazione aumenta, per cui aumentano i problemi connessi alla salute, aumentano i problemi connessi alla spesa sanitaria piuttosto che alla spesa previdenziale. Cioè, il nostro modello di società rischia di fallire, e di vivere in un periodo di fortissime difficoltà, anche per questo motivo. Per cui il tema della natalità è assolutamente importante, così come credo che sia assolutamente importante tutto il tema dell'inclusione, perché la società ormai, viviamo in un mondo che non è più
il mondo del piccolo villaggio è un mondo interconnesso in cui qualsiasi cosa succeda in qualsiasi parte del pianeta ne hai una ripercussione a migliaia di chilometri, per cui il tema delle migrazioni è un altro dei grandi temi sui quali l'informazione ha un ruolo assolutamente importante. Che non deve essere, secondo me, limitato soltanto a sfruttare e a cavalcare l'onda dell'aspetto sicurezza, che è uno degli aspetti, ma non è solo, non è l'unico, perché il tema delle migrazioni non può essere affrontato soltanto in quella logica, in quell'ottica, anche se è una di quelle che preoccupa di più. Ecco, diamo uno sguardo anche al presente. Oggi abbiamo un nuovo governo che ha giurato veramente da poco, il governo di Mario Draghi, che dovrà affrontare dei temi che sono dei temi molto importanti, come per esempio la ripartenza economica dell'Italia e le vaccinazioni che proseguono così a rilento da noi. Secondo te, questa nuova impaginazione politica, questo nuovo impianto politico, che vedono insieme partiti tra di loro profondamente diversi e che fino a prima si erano fatti la guerra, può essere una soluzione, può essere un metodo per durare a lungo, ma soprattutto per risolvere questi problemi? Guarda, io credo che questa non sia una soluzione per durare a lungo, questa è una soluzione di emergenza come tutti, come dire, i governi istituzionali. Per affrontare un'emergenza hai pochi temi da portare sul tavolo e da cercare di risolvere. I temi sono quelli che sono stati elencati, che sono il tema sanitario, la pandemia, l'emergenza e sostanzialmente il tema economico, come riuscire a organizzare. A uscire da questo anno pesantissimo che ha avuto ripercussioni e temo che per un periodo medio-lungo ne avrà ancora sull'economia, su un tessuto economico, e di conseguenza questo governo dovrà cercare di trovare soluzioni su come utilizzare soprattutto i fondi, gli stanziamenti consistenti che l'Europa sta per mettere a disposizione e che dovranno, e che è un'occasione straordinaria. Da un lato per garantire all'economia di ripartire e dall'altro anche per impostare un'economia che sia basata su presupposti diversi da quelli di oggi, insomma, per cui soprattutto sul rispetto dell'ambiente maggiore e gran parte delle risorse in quella direzione andranno investite assieme a quella tecnologica, perché noi siamo in forte ritardo. Tutta la digitalizzazione, restare fuori da quella sfida, purtroppo rischia di tagliare fuori un intero paese dallo sviluppo, insomma. Ecco, ti faccio l'ultima domanda prima di chiudere. Che consiglio ti senti di dare ai giovani che vogliono affacciarsi alla professione giornalistica, soprattutto a quei giovani che, come me, quando ho iniziato, consumavamo le scarpe per andare alla ricerca delle notizie? Guarda, io credo che questa sia una professione ancora bellissima, straordinaria. E per cui la consiglio sicuramente a tutte le persone che hanno questa la curiosità di voler mettersi in gioco, di raccontare e di stare in mezzo alla gente e per la gente, insomma. E il consiglio era quello che ti dicevo prima. Allora, appunto, da un lato avere la curiosità, dall'altro mettersi in mente che il lavoro del giornalista è un lavoro al servizio e non è una professione fatta per diventare né ricchi né famosi. Oggi le opportunità di lavoro sono sempre di meno, e soprattutto è una professione che è molto difficile, porta via molte risorse, molto tempo ed è sempre peggio retribuita e di conseguenza ci vuole un sacco di pazienza e un sacco di passione per farla. E credo che la passione sia una delle caratteristiche principali che bisogna avere per buttarsi in questa avventura, insomma. Grazie mille, ringraziamo Gianluca Amadori per essere stato con noi, presidente dell'Ordine dei giornalisti Veneto. Sarei rimasto qua veramente ancora per ore a dialogare con te, ma abbiamo terminato il nostro tempo. Io ti ringrazio di essere stati con noi, spero di rivederci presto. Io saluto tutti i telespettatori che ci hanno seguito, spero con passione finora, e vi do appuntamento un'altra occasione con punti di vista. Grazie, a presto, alla prossima allora. Grazie.